È un grande piacere per me. Enorme piacere per tutti. Elena, anche credo un rapporto proprio amichevole con lui, col professor Massimo Marinelli. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È una bella giornata di sole, da voi com'è? C'era il sole fino a un attimo fa. Adesso abbiamo davanti una siepe, non vediamo bene. Va bene. Comunque ci abbiamo il sole dentro, questo è quello che conta. Questo è quello che è importante. Un grandissimo nome, cioè non ha bisogno di altre aggiunte. Ma ha bisogno magari di essere conosciuto da chi non, invece ancora non sa chi è. Poi dopo devo fare una domanda su la mia curiosità. Come no? Tra l'altro proprio andando su quella che è la scheda cosiddetta istituzionale si parla di psicosofia olistica. Poi professor Marinelli le volevo chiedere maggiori informazioni su quanto. Ovviamente, glielo posso dire subito. Prego, prego. Ma la psicosofia è un termine che è stato coniato da Rudolf Steiner, un grande maestro dei primi del Novecento, e che vuol dire la saggezza della psiche, la saggezza dell'anima, quando l'anima è centrata, cioè quando l'essere umano è perfettamente in linea con se stesso, diciamo che è scevro da errore, cioè riesce a trovare e a fare la cosa giusta al momento giusto. La nostra scuola ha proprio l'intento di preparare degli operatori che possano agire per portare avanti il processo dell'evoluzione dell'umanità. Perfetto. C'è un sito che parla di già questo. Già lo abbiamo linkato tra l'altro sul nostro account redazionale che vi ricordo essere Overture DG. Il professor Massimo Marinelli per parlare soprattutto almeno oggi di depressione. Tante le persone che ci stanno scrivendo, professor Marinelli, ma questo è un dato che lei ha sicuramente più acquisito rispetto al sottoscritto, tanti da sorprendermi, leggo testualmente, io sono stato depresso fino a poco tempo fa, per quasi un anno, non mi vergogno a dire che ho avuto una depressione, diciamo comunque lieve, per una storia d'amore finita, anche se ho 23 anni, mi è successo, so che può sembrare un motivo banale, che sicuramente è molto lungo il messaggio, sì. Poi c'è anche Andrea che scrive, è difficile definirla se non se ne è sofferto, vero incubo del XX secolo e anche del XXI, sebbene iniziato da poco, non credo che sia una questione ovviamente temporale secondo me, anche perché la storia dice il contrario, Enrico scrive già, non si sa bene quando si è entrati e quando se ne esce fuori, poi tanti altri che leggeremo nel corso della conversazione con lei, professor Marinelli, depressione è il male assoluto, che male è la depressione? Ma guardi, Giuseppe Berto l'ha definita il male oscuro tanti anni fa e possiamo definirla insieme agli attacchi di panico il male del nostro tempo. È essenzialmente un disturbo dovuto ad una crisi di identità, nel senso che ogni persona ha un suo io, cioè ha un suo centro e noi diciamo io a noi stessi, ma quando questo io, questo elemento centrale della nostra personalità viene a mancare per un qualsiasi motivo, cadiamo in un disturbo abbastanza significativo. Ce ne accorgiamo perché viviamo in un momento di tristezza, anche accompagnato da somatizzazioni come mal di testa, mal di stomaco, debolezza. E sostanzialmente è una, come dire, è un'idea fissa, no? Quando si ha un'idea e rimane quella e non trova appoggio all'esterno, cioè non viene verificata, è una vera e propria ossessione. Quindi quando si perde l'elemento centrale della personalità abbiamo la difficoltà a relazionarsi e una voglia ad abbandonare tutto. Le leggo altri messaggi, professor Marinelli, lo faccio perché ne sono già arrivati tanti ad Elena, quindi ecco, allora credo che una delle cause principali della depressione sia la scarsa valutazione in funzione sociale di se stessi, valutazione. Esattamente. Valutazione sempre errata, fra le altre cose. Questo lo dice Mauro Benedetti, poi prego. Ho sofferto di depressione postpartum legata a un lutto successo una settimana prima del parto. Passavo dal riso al pianto in tempi brevi. Ne sono uscita da sola, ci dice la nostra amica Sonia. Sì, diciamo che le cause sono essenzialmente psicologiche. Il lutto, la perdita di una persona cara, anche la depressione postpartum. Esatto, al di là del lutto. Essenzialmente da una non accettazione della maternità, anche se può sembrare
che si voglia un bambino, però sostanzialmente si vuole un bambino, ma non si è in grado di sopportare tutti i sacrifici che ne derivano. E poi la perdita di lavoro, la separazione della coppia. L'elemento centrale è la disillusione di qualsiasi aspettativa. Questo è quello che fa perdere praticamente ogni punto di riferimento. Ecco Massimo, però una cosa volevo dire, e prima ne parlavamo quando ancora non eravamo collegati. Un lutto è una cosa che colpisce tutti prima o poi. Sì, cioè, sì, tutti quanti sì. Perdiamo chi? I genitori. Certamente, la cosa certamente. Peggiore è perdere i figli, naturalmente. Però voglio dire, e perdere il coniuge che si ama tanto, perdere una persona a cui si tiene tantissimo. Però non tutti poi elaborano il lutto in depressione. Allora, che cos'è che invece ci fa cadere in depressione dopo un lutto? Ma la non elaborazione del lutto, cioè quando si è troppo legati ad una persona, ad un evento, se non si trovano delle motivazioni sostitutive, quello che Freud chiamava sublimazione, allora si ha proprio un senso di perdita permanente, e questo senso di perdita permanente fa sì che la nostra vita sia completamente vuota. Il lutto va elaborato anche con l'aiuto di persone qualificate come psicoterapeuti o comunque anche amici che siano veramente amici. In genere si riesce sempre a risolvere la depressione, quella che noi chiamiamo depressione reattiva, cioè reattiva vuol dire che ha una causa. Quando si individua quindi la causa. Quando si individua una causa, no? Ma è chiaro che in una depressione di qualsiasi tipo, una depressione reattiva, quindi anche la perdita di un lutto, si mettono in moto tutti i meccanismi che hanno a che fare con il passato, quindi si ha un senso di fallimento, un senso di inutilità, perché la vita sembrerebbe non avere più valore, però bisogna risolvere. O a volte il problema contingente, cioè il problema del lutto, o anche risolvere i problemi dei rapporti essenzialmente con i genitori, con i fratelli. Quindi si ha a che fare con una ricostruzione del passato, cercando di viverla in un modo completamente nuovo. Ecco, professor Marinelli, la incalzo anche per quelli che sono i tempi radiofonici. Dei temi che sicuramente ha più acceso in un picco di confronto e di discussione questa mattina, l'argomento depressione, è stato, Elena, quello di fare ricorso o meno ai farmaci. Si può guarire dalla depressione escludendo del tutto i farmaci, o comunque si anche deve iniziare? Anche questa, se no, può essere una, come dire, una tesi un po' pregiudiziale, certo, no? Certo. Sì, diciamo che è sempre bene non prendere farmaci, psicofarmaci. Depressione può anche avere origine organica, quindi si può, esatto, quello che dicevamo, farsi aiutare da diciamo farmaci omeopatici o anche da fitoterapici, cioè le erbe. In certi casi invece, perché il nucleo neurologico della depressione è una mancanza di serotonina nella ghiandola pineale, quella che gli orientali chiamano il terzo occhio. Questo ci fa perdere la capacità di regolazione dei nostri ritmi, e allora in certi casi, ma serve soprattutto nelle depressioni endogene, cioè quelle più gravi, quelle genetiche, si può farsi aiutare da un farmaco serotoninergico, cioè un induttore. Quindi io sono senz'altro contro i farmaci, ma nella mia esperienza clinica in certi casi può servire a livello temporaneo, quindi momentaneamente così. Poi nel caso del disturbo bipolare invece, che è ancora più grave, dove si alternano fasi di depressione a fasi maniacali di euforia, allora in certi casi il farmaco serve, ma nel 99% dei casi se ne esce tranquillamente con l'aiuto di una persona qualificata senza farmaci. E sono perfettamente d'accordo con Elena. Ecco, l'ultimissima considerazione, professor Marinelli, prima di salutarla. Ovviamente lei è molto evocato qui, e per la sua bravura, e per i suoi studi, e per l'affetto che la lega e che Elena, con la quale Elena, lei e Elena siete legati. Lei è stato anche, mi corregga se sbaglio, colui che ha refertato la condizione psicologica
dell'ex magistrato, comunque anche magistrato perché è stato momentaneamente sospeso, il dottor Paolo Ferraro. Sì, è vero. Lei escluse ogni tipo di complicazione, di danno, di disturbo nel referto che fece del dottor Ferraro, sbaglio? Sì, lo confermo. È un atteggiamento caratteriale che può far pensare a delle situazioni stravaganti del comportamento, ma non vanno. È semplicemente un uomo coraggioso che ha voluto mettere a disposizione la sua persona per cercare di smascherare certi comportamenti e certe logge che magari non sono in linea con il buon senso, ecco. E quindi questo io ho refertato la condizione psicologica di Paolo Ferraro e lo confermo. Questo non vuol dire che possono essersi delle opinioni diverse, certo. Ma sicuramente se si apre, come si dice, l'intuizione e il cuore, si capirà che la diagnosi è quella giusta, cioè nessuna patologia. Certo. Grazie professor Marinelli. Grazie mille, grazie Massimo. Buona giornata, professor Massimo Marinelli.